Ciao da Simona Vignali, oggi parliamo di detox. In tanti mi avete chiesto info sul detox, così oggi vediamo 5 cose che forse non tutti sanno. Prima di iniziare è anche importante mettere mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco 5 cose che forse ancora non sapete sul detox. Dieta detox. La dieta detox non è una dieta in senso medico, ma uno stile alimentare che promette di depurare il corpo da tossine e scorie varie, anche quelle accumulate nel tempo. Si può seguire come mantenimento per evitare di intossicarsi di nuovo dopo un buon detox. Di solito la dieta detox contiene molta verdura, frutta, succhi, zuppe, legumi, cereali integrali e limita i cibi animali, industriali e quelli raffinati. Cibi detox. Sono tutti quei cibi, reali o presunti, che aiutano il corpo a depurarsi. Ricordate che è il corpo che si depura, anche se è diventato uso comune dire questo cibo, quel cibo fanno detox. Detox è l'abbreviazione di una parola inglese detoxify o detoxification, cioè detossinare. Oggi con detox si intende uno stile alimentare che favorisce la depurazione, anche se ormai viene usato come aggettivo per tutto quello che si presume abbia un effetto depurante, dai cibi ai rimedi. Pensate che negli anni 70 indicava le cliniche di riabilitazione per le dipendenze e anche i loro clienti. Se vi piace questo tipo di video, fatemelo sapere votando nel sondaggio che trovate nella piccola i qui in alto. Al telefonino dovete mettere in pausa per vederla. Nei commenti scrivetemi le vostre idee o richieste per altri video come questo. E iscrivetevi al canale, così costruiamo insieme la community trendy e sana più grande e più motivata. Cleanse indica le diete depurative a base di succhi. Di fatto si tratta di un digiuno o semidigiuno liquido che io sconsiglio di fare da soli e senza criterio. Se volete cimentarvi in questa avventura, almeno seguite le indicazioni e le ricette del mio ebook. Trovate il link in descrizione. Crisi di depurazione. Attenzione! Come spiego nel mio ebook, quando si esagera con il detox possono verificarsi crisi di depurazione. Succede quando si stimola il corpo a liberarsi dalle tossine accumulate, ma i canali di espulsione non sono liberi. I sintomi sono mal di testa, bocca amara, gonfiore, nausea, occhiaie, colorito della pelle verde o grigio. Decisamente spiacevole, meglio evitare. No. Ci tengo a chiarire un punto. La depurazione del corpo è un processo fisiologico delicato che coinvolge tutti i sistemi del corpo. Per questo è importante farla, sì, ma in modo responsabile, seguendo consigli attendibili. Per questo, come naturopata, consiglio sempre un approccio dolce e graduale alla depurazione. Per fare detox in modo sano, sicuro e naturale e ovviamente ottenere buoni risultati, potete contattarmi per un coaching personalizzato di naturopatia. Se non vi sentite pronti a fare un detox intensivo con i succhi, c'è il mio ebook Dieta Detox con tante ricette belle e solide. Trovate il link nella scheda cliccabile qui in alto e in descrizione. E cosa volete di più? Ora condividete questo video e se vi è stato utile, almeno un po', abbonatevi al canale con un piccolo contributo mensile. Forza, aiutatemi a fare video sempre migliori e grazie di cuore agli amici che mi sostengono concretamente e a quelli che lo faranno presto. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Sì, cuore agli amici che...